Mennea è un eroe del Novecento. Mennea è campione di caparbietà e di pulizia, non solo campione di velocità. Mennea ha avuto una vita pazzesca nell'arco di 20 anni che noi raccontiamo 3 Olimpiadi delle 5 che ha fatto, raccontiamo un record del mondo che tuttora resiste, lui dopo più di 30 anni è ancora l'uomo più veloce d'Europa. Raccontiamo un uomo che con la forza di volontà ha portato se stesso e tutto un suo popolo, il popolo del sud, sul podio più alto e l'ha fatto diventare famoso in tutto il mondo. Barletta è, oggi come oggi, è più famoso per Mennea che per la disfida di Barletta, non so come dire. E quindi insomma è una storia molto interessante, molto appassionata e molto divertente. Poi per il cinema raccontare il tempo, raccontare la velocità e dilatare la velocità è stato anche da un punto di vista proprio così, diciamo, tecnico, professionale e filosofico, una cosa molto, molto divertente, molto interessante. Beh, abbiamo avuto contatti naturalmente con la moglie, con Manuela Olivieri, abbiamo avuto contatti con Gianni Minà, con Vittori che l'ho allenato per tanti anni, con la sorella, abbiamo letto tanti libri, ci siamo documentati con tutti i filmati, le gare, abbiamo ricostruito la meravigliosa gara di Mosca e non solo, l'abbiamo ricostruita proprio centimetro per centimetro e l'abbiamo rimessa in scena. Ma c'è una polemica come spesso accade quando racconti le biografie, c'è una parte della famiglia che è contenta, un'altra parte che si sente diciamo così oscurata o non valorizzato, ma tutto ciò come per il momento a priori, nel senso che nessuno ha visto il film, lo vedete anche voi oggi, quindi per la prima volta, quindi diciamo che sono più che polemiche, poi sono così, sono persone che mettono le mani avanti e così, quando tu racconti un pezzo di vita di un uomo è logico che c'è gente che è contenta di questa cosa e altri che rimangono insoddisfatti, è normale. Beh, non lo posso dire adesso, ce n'è una in pectore e speriamo che si possa fare al più presto. In Rai sempre. In Rai sempre.